Che spettacolo! Che spettacolo! Stamattina arietta frizzantina, sono quasi le 7, ma non ci saranno più di 5-6 gradi. In compenso, il panorama ripaga alla grande. Raggiunti anche il Paolo e Lefty, condizione neve top, tempo di finire di imbragarci e poi andiamo a farci ste divertita. Ripida la storia qua, eh. È stata mortale quella salita qua. Disfatti. Yeah. Figata di giornatina, abbiamo la via tutta per noi, non c'è nessuno. Tra l'altro siamo un pelo usciti dal canale proprio perché cominciavo a scaricare un po' di sassolini, non era troppo simpatica la situazione, quindi faccia a monte siamo usciti sulla sinistra e adesso stiamo salendo sulla costola. Siamo forse quasi a metà. Yeah. Figa. Ali. Yeah. Sì. Andy. Bella, bella. Bel canale. Yeah. Che spettacolo! Che spettacolo!
crestina sommitale che porta dall'anticima alla cima Brenta. Canale fighissimo, condizioni perfette, neve ghiacciata al punto giusto, un pelino più ripido in uscita perché abbiamo beccato un 65-70 gradi, però tolto quello il resto è tutto sui 50 gradi il canale. Poi abbiamo fatto un tiro di corda a venire su la paretina e adesso c'è questa cresta stupenda e poi la cima. Giornata fantastica. Questo è ciò che resta della croce, foretta seppellita. Ma conviene andarci con due picchi, con uno adesso? Secondo me... Tienile in mano le due picche. Volete partire subito? Riesco a fare meglio, dai, che sta arrivando la nebbia. Io mi scaverei almeno due passi. Adesso non restiamo di non capire più dove l'attacco. Cima Brenta, si prende la cresta, si seguono gli ometti, si traversa praticamente sempre in cresta fino a qua sopra che è il canalone Massari, poi qua è tutta una discesa di neve e adesso si spera tra una mezz'oretta di essere al Tuchet che ci aspetta la polentina con i funghi.